Buonasera a tutti e benvenuti. Io vorrei aprire il dibattito di questa sera sul diritto allo studio e sull'azione che i giovani DV e l'Italia dei Valori sta portando avanti in difesa del diritto allo studio, ricordando Francesco Pinna, ragazzo che ieri è morto, uno studente e un lavoratore, è morto a Trieste lavorando per un'impalcatura, per il montaggio di un'impalcatura a 5 euro l'ora. Noi non sappiamo la situazione specifica di questo ragazzo, però sappiamo anche che di Francesco Pinna in Italia ce ne sono tanti, e molti di questi Francesco Pinna non lavorano solamente per arrotondare, ma lavorano anche perché hanno bisogno di questi 5 euro l'ora. Questa è una realtà di cui forse non solo il ministro Fornero, ma anche il ministro Profumo dovrebbero tener conto. Il sostegno al diritto allo studio in Italia è insufficiente ed è tra i più bassi in assoluto in Europa. Noi abbiamo portato avanti come giovanile, come partito, un'azione concentrica in questi ultimi mesi. Abbiamo prodotto un'interrogazione parlamentare grazie alla collaborazione con gli studenti, con i sindacati degli studenti, con le associazioni, e stiamo portando avanti anche un'azione nel breve periodo di cui adesso parleremo, che riguarda sia gli emendamenti, un emendamento in particolare presentato alla manovra, sia una proposta più elaborata per ridurre le spese militari in funzione di un sostegno maggiore e più efficace al diritto allo studio. La situazione attuale è che abbiamo sostanzialmente uno studente su quattro che attualmente non riceve la borsa di studio della quale ha diritto, secondo gli stessi parametri fissati dalla legge, l'idoneo non beneficiario. Si tratta circa di 45.000 ragazzi, meno rispetto a quelli preventivati dall'interrogazione parlamentare presentata da Pier Felice Zazzari in ottobre, meno rispetto ai 70.000 previsti, perché le regioni, dato di questi ultimi giorni, stanno contribuendo in misura maggiore rispetto agli anni passati. Tre borse su quattro di quelle erogate vengono fuori dai fondi regionali e dalle tasse regionali sul diritto allo studio. Questo cosa vuol dire? Ulteriore tassazione degli studenti da parte delle regioni, ulteriore discrepanza a livello territoriale rispetto ai servizi, rispetto alle possibilità, e ulteriori difficoltà nella mobilità degli studenti. Uno scenario che che si prospetta sempre peggiore, non può che andare sempre verso il peggio. Ora, noi vorremmo in questa sede provare a ragionare insieme tra chi si occupa di cultura in Italia dei Valori, chi si occupa di armamenti, spese militari, e vedere come si può strutturalmente, oltre agli interventi del breve periodo, come si può strutturalmente fare in modo che il diritto allo studio, che deve essere un impegno fondamentale per lo Stato, non pesi più sulle regioni, non pesi più sulle casse, sulle tasche degli studenti, scusatemi, delle famiglie soprattutto, ma possa essere in futuro garantito strutturalmente dallo Stato italiano, e quindi, secondo proprio il senso dell'appello per il quale stiamo raccogliendo le firme, possa essere effettivamente garantito reperendo questi 600 milioni che attualmente annualmente sono necessari più o meno a coprire tutti gli idonei, possa essere garantito proprio a partire da una revisione della programmazione delle spese militari, che è una delle voci di bilancio dello Stato attualmente più in discussione e sicuramente più da rivedere. Detto questo, io passerei la parola subito per entrare nel merito all'onorevole Di Stanislao, che ci può spiegare cosa è stato fatto nella mozione IDV circa le spese militari in quest'ambito e in generale dove si può intervenire per riprogrammare razionalmente le spese militari. Vi ringrazio dell'invito e credo che l'Italia dei Valori abbia fatto, come dire, una sua controproposta ragionata e ragionevole sui temi della difesa e della sicurezza nazionale, ma anche della difesa e della sicurezza europea, perché il tema di cui io mi occupo come capogruppo è proprio questo: la difesa e la sicurezza, e non quello degli armamenti. Il tema degli armamenti appartiene a questo governo, appartiene all'ex ministro e purtroppo, paradossalmente, appartiene al nuovo ministro,
che essendo un tecnico forse doveva evitare gli errori del suo precedente, del suo predecessore, invece ha messo in campo, come dire, in perfetta continuità tutte le iniziative poste in essere dal suo predecessore. Non fosse altro, se lui avesse fatto una semplice iniziativa, come per dire, le 19 Maserati comprate 10 giorni prima di andare via da parte del ministro, se le avesse detto non ci servono, che poi sono arrivate, ecco, 40, poteva dire, guarda, sono altre cose che ci servono, mettiamo in campo qualcosa di serio. Allora noi abbiamo a che fare con alcuni elementi, come dire, di carattere distintivo in Italia, paradossalmente. Abbiamo fatto una mozione sugli F-35 a febbraio, che era stata calendarizzata, c'era un'adesione dell'intero Parlamento, è stata bloccata perché la discussione non doveva andare avanti. Quella era una proposta nostra, di Italia Valori. Abbiamo riproposto il tema degli armamenti, come dire, facili, di cui si occupa il Ministero della Difesa, dicendo che non ci sono più gli elementi, come dire, necessari perché venissero sviluppati ulteriormente. Il tema degli armamenti non appartiene più alla difesa comune europea, alla sicurezza europea, perché hanno fatto qualcosa di più e di diverso. Hanno detto, intanto riduciamo percentualmente tutti gli investimenti in questo settore, lavoriamo per una gendarmeria europea, mettiamo in campo una serie di elementi che fanno della difesa e della sicurezza, ma non solo, sul tema delle missioni internazionali, la coesistenza da parte, diciamo, degli operatori civili, che gradualmente devono prendere la parte dei militari, e questo è il nuovo profilo europeo. Invece l'Italia ha deciso di prendere, come dicevo, una propria iniziativa residuale in termini, come dire, di nazione che combatte contro tutto il mondo per dimostrare la sua diversità, ma la diversità ci costa tantissimo perché noi spendiamo e gli altri investono, c'è grandissima differenza. Allora noi spendiamo, per essere chiari, fino al 2028 col sistema degli armamenti, dagli F-35, cacciabombardieri, alle fregate e quant'altro, spenderemo 45 miliardi e mezzo di euro. È una manovra, penso che sia qualcosa in più della manovra, ma non solo. Gli F-35 famigerati di cui noi parliamo, i 121, sono degli elementi obsoleti, perché in quella dotazione di cui si parla, dei 18 miliardi, paradossalmente stiamo parlando come se parlassimo di un'auto base senza, come dire, gli optional in questi caccia sono i propulsori, che noi in questa spesa non abbiamo conteggiato, per esempio. Allora qual è il tema? È che noi acquistiamo armi obsolete che non fanno più parte della nostra cultura, della nostra impostazione, che noi abbiamo detto che utilizziamo questi strumenti come elementi di difesa, proprio per dire che l'articolo 11 della Costituzione ci impedisce di essere belligeranti. Quindi la nostra posizione rispetto alle missioni è quella di una caratterizzazione sul modello civile che è stato da tutti copiato in tutto il mondo ed è stato universalmente riconosciuto come elemento di diversità in termini di qualitativi. Noi invece investiamo e spendiamo sulle armi. Allora su questo tema noi ci siamo mossi e abbiamo detto, bene, questo è l'unico paese che al 2010 ha speso 20 miliardi di euro sul sistema degli armamenti e ha aumentato al 2011 dell'8,4% le risorse, portandole nel 2012 le porterà a 21 miliardi e rotte di euro. Quindi mentre gli altri paesi abbassano percentualmente, gradualmente, progressivamente, velocemente le risorse per belligerare in qualche modo, noi andiamo avanti da soli perché... Sì. È impressionante rispetto alla Russia, ma siamo l'ottavo paese per spese militari, siamo nell'industria degli armamenti tra i primi in assoluto perché riusciamo a mettere in campo una complessità e una molteplicità e anche, come dire, un dato nascosto di conti dell'industria bellica che poi si dipanano in tante piccole aziende sul dato nazionale e non solo, che ci fanno essere quelli che si caratterizzano per qualcosa che la nostra Costituzione di fatto poi impedisce, ma anche la nostra cultura, la nostra etica, il nostro Stato impedisce in qualche modo. E abbiamo detto, bene, chiediamo degli impegni forti e importanti al governo affinché dica basta, e abbiamo anche individuato quali sono gli elementi importanti. Abbiamo detto il diritto allo studio è uno di quegli elementi fondanti per cui questi soldi si possono deviare in qualche modo, perché sono soldi che non sono portati a finalizzazione, non aiutano nessuno. Per essere chiari, sulle missioni internazionali, dove noi abbiamo proposto una nostra legge per introdurre la legge quadro, abbiamo detto bene, lavoriamo sulla società civile afghana per dare emancipazione, cultura, per proteggere i bambini, dare opportunità alle donne. Loro continuano a comprare mezzi
che poi sono obsoleti, che poi saltano sempre per aria, perché evidentemente non sono quelli che sono le cose. Io vi parlo uno che è stato ad Herat, è stato in Afghanistan, e noi siamo scappati letteralmente. Eravamo tre parlamentari che loro, quando siamo andati via, ci hanno detto che eravamo eroi, perché ci hanno fatto scappare, giubbotti antiproiettili, caschi, le cose. Abbiamo girato, visto in 24 ore tutto il possibile, e io sono andato, non come fa fine qualcun altro che si sciacqua la bocca con i viaggi di Stato, io sono andato col C-130, con quei ragazzi, in questo enorme aereo che ti fa sentire già il peso della guerra e ti sega, come dire, sul collo la freddezza delle cose, e sono andato a vedere come funziona. Guardate, noi lì stiamo facendo qualcosa di importante in termini di umanizzazione, addestramento, e invece ai nostri fanno fare la guerra, e noi siamo impreparati assolutamente a questo, siamo preparati a fare qualcos'altro. E quando non ci hanno attaccato, perché ci riconoscevano questo, ci hanno sempre rispettato. Quando la nostra missione si è confusa con le missioni americane, hanno detto, beh, allora pure voi fate la guerra, attacchiamo anche voi, che siete impreparati a fare qualcos'altro. Allora ci siamo ripresi una parte di responsabilità, abbiamo messo in campo una serie di atti importanti che riportavano una bomba all'interno della Costituzione italiana dell'articolo 11, il nostro paese, la nostra nazione e questo governo. Allora, siccome questo governo si era mal comportato, pensavamo che il nuovo dicesse qualcosa di diverso. Io all'insediamento del nuovo ministro ho detto, mi auguro che ci sia discontinuità con un'interrogazione presentata immediatamente. E ho detto anche i punti della discontinuità. Purtroppo i fatti hanno dimostrato il contrario. Allora la mozione si è resa necessaria sulla scorta di quella degli F-35 di febbraio, perché li abbiamo richiamati all'ordine, che noi abbiamo detto votiamo la fiducia ai tecnici, convinti del fatto che un tecnico in quel settore potesse dire meglio dell'ex ministro Larissa qualcosa di più importante. E invece no. Allora abbiamo ridetto, l'abbiamo rifissato, 4-5 punti essenziali, non gli F-35, sia il diritto allo studio a mettere i soldi finalmente, che si possono riutilizzare quelle risorse. Perfetto. Sì, come no. Tant'è che una delle come dire, sveltine o sveltezze dell'ex governo, ma anche dell'attuale governo, è quella di utilizzare risorse di più ministeri diversi e li mettono all'interno del sistema dei nuovi armamenti. È una cosa aberrante che nessun paese europeo, nessun paese civile fa. In Italia lo fa perché confonde le idee e non ha trasparenza nella definizione delle cifre, tant'è che c'è stata polemica nei giorni scorsi dicendo ma quanti costano? 13 miliardi, 18 miliardi, 16? No, costano quanto diciamo noi. Il tema qual è? Che non riesce ad individuare quelle partite di risorse, perché a volte è la ragione dello Stato, a volte è il Ministero dello Sviluppo Economico, a volte è il MIUR, a volte ognuno fa delle cose che però vanno sempre in quel fine che noi non condividiamo assolutamente. Allora noi abbiamo detto che bisogna mettere in campo finalmente questi elementi, ma non solo. Vi dico l'ultima chicca per dire. Il progetto della mininaia è una cosa vergognosa, di memoria balilliana. L'ex ministro La Russa aveva messo in campo 7 milioni e mezzo di euro più 1,5 milioni per il 2012 per fare la mininaia, una cosa che deve creare una cultura o una sottocultura di destra, no, che ci fa retrocedere negli anni, nella storia europea, ma anche italiana, per dire diamo i soldi a questi per impostare un'azione di che cosa. Allora quei soldi possiamo prendere immediatamente, toglierli subito immediatamente, e sono 8 milioni e mezzo di euro tra 2010, 2011 e 2012, quindi sono immediatamente disponibili. Per cui queste battaglie io credo che vanno fatte, e sono convinto che noi, intestandoci questa azione che è di carattere culturale, di carattere economico, ma anche di carattere etico, lanciamo un segnale importante per dire in Parlamento ci sono delle forze politiche che hanno a cuore non solo il tema della difesa e della sicurezza, ma hanno anche a cuore il futuro dei giovani, l'istruzione, il tema della ricerca, dell'università, perché sono, come dire, il futuro sono loro. E siccome, per chi vi parla, il futuro non è un destino, ma è come noi lo organizziamo, noi vorremmo in qualche modo, e chiudo, organizzare la speranza che passi attraverso la buona politica e le buone prassi. Mi sembra chiaro. Ora io volevo chiedere all'onorevole Zazzera esattamente come è possibile intervenire ulteriormente in futuro anche in Parlamento, e cosa abbiamo fatto esattamente in termini di interrogazione parlamentare, in termini emendativi, quindi in Parlamento, quindi dentro le istituzioni, per sostenere il diritto allo studio. Grazie a voi, grazie per l'invito.
magari la prossima volta facciamola più orizzontale, togliamogli questa cattedra davanti, così diciamo, ci mettiamo tutti in cerchio, così abbiamo la possibilità di discutere allo stesso livello. Che cosa abbiamo fatto? Io rifletterei in questa maniera: qual è stata l'idea di formativa del nostro paese fino ad ora? E se l'idea formativa del nostro paese è stata fino ad ora, quella che è stata fino ad ora io la leggo in quel bruttissimo termine che ci ha detto Rosario, che identifica gli idonei non beneficiari. Cioè il nostro paese è in grado di dire che sei meritevole, ma non sei nelle condizioni di poter usufruire dei meriti che tu hai, che ti spettano. Io credo che questo è l'elemento che mette in discussione la stessa idea di formazione che nel nostro paese si è avuta fino ad ora. E io dico, l'idea di formazione nel nostro paese, a mio giudizio, voglio dire, dirò concetti così, e mi scuserete anche per la non linearità, ma dirò quello che sento. Noi credo che non abbiamo ancora applicato appieno l'articolo 34 della Costituzione, che dice due cose fondamentali: diritto allo studio e merito. E quindi il diritto allo studio significa che noi dobbiamo consentire che la formazione venga considerata un diritto universale e che quindi tutti in questo paese possano arrivarci. Il merito è che ci sono anche studenti che non sono figli di medici, che non sono figli di imprenditori alla Marchionne, che non sono figli di politici, ma che possono proprio per quel merito raggiungere postazioni che altrimenti non potrebbero fare. Per fare questo deve intervenire lo Stato, e lo Stato non va inteso come, io dico, se lo Stato va inteso, no, Giulia, in un senso positivo e non nel senso che deve, voglio dire, coprire le deficienze. Lo Stato deve essere sinergico a coprire, voglio dire, a ricercare le cose buone che nel Paese ci sono. E allora dico, probabilmente anche per errori, ma per errori che ci portiamo dietro, per errori di governi di destra e di sinistra, di centro, di sopra e di sotto, questo Paese non ha mai investito in formazione. Perché investire nel percorso formativo culturale significa fare una scelta politica, lo diceva benissimo Augusto. Quando si decide dove prendere i soldi e dove destinarli, si fa una scelta politica, e questo Paese ha deciso di prendere dei soldi, tanti, e destinarli alle armi. Poi possiamo discutere se è giusto o non è giusto, ma sicuramente questo Paese ha deciso di non investire, di investire poco nel sistema formativo, nella scuola, nella ricerca, perché ha ritenuto che è meglio prendere tutto e subito piuttosto che formare per il medio e lungo, che significa anche entrare ed essere competitivi oggi nel sistema della modernità, che richiede competenza, capacità ed essere adeguati ai tempi. Governo Obama, al di là dei limiti che oggi ha, legati magari a un quadro internazionale, ma due cose Obama ha fatto appena si è insediato. Due cose: sostenere il diritto alla salute e finanziare il diritto allo studio. Finanziare il diritto allo studio nel tutto il suo percorso: scuola, università, ricerca. E ha detto anche una cosa importante, che vorrei fosse anche, voglio dire, oggetto di riflessione nel nostro Paese. Io investo nella ricerca che mi permette di essere nel mercato, cioè che mi permette di essere competitivo. In che senso? Investo nei cervelli che si occupano, per esempio, di cellule staminali. E le cellule staminali diventano un sistema per poter non solo fare ricerca, offrire opportunità, migliorare la qualità della vita, preparare il proprio futuro, il futuro del proprio paese, ma significa anche entrare in un mercato nuovo di competizione globale, dove non ci arrivano i nuovi del BRIC, non ci arrivano quelli. L'Italia ha fatto una scelta invece di non esserci.
e il precedente governo, quello che ci ha lasciato, ha fatto una scelta di distruzione del sistema formativo pubblico, decidendo di mettere tali e tanti paletti, e i paletti significa sottrarre risorse al sistema formativo pubblico, tante da determinare praticamente le condizioni, io le definisco in questa maniera, faccio il medico, ma è quella di avere un paziente in rianimazione e se tu gli togli le risorse è come se stacchi l'ossigeno. E si chiede alle università, se ne discute in questi giorni, di avere, voglio dire, i conti in ordine e di avere i criteri tali per poter acquisire i finanziamenti dopo che si è detto alle stesse università e noi ti tagliamo i fondi, non ti facciamo respirare, ti facciamo andare in giro nudi e poi però ci devi dimostrare che i conti sono in ordine. E i conti per essere in ordine come si fa? Allora i conti per essere in ordine, se tu non mi dai i soldi, io li vado a prendere tagliando i servizi o aumentando le entrate con le tasse. E se aumento le entrate con le tasse, evidentemente un figlio di operaio non ci andrà più a studiare. Questo è quello che noi oggi stiamo costruendo. E nella vicenda dell'interrogazione parlamentare che abbiamo presentato su suggerimento, devo dire, di una bellissima iniziativa vostra, è quella di dire che ci sono, cioè noi costruiamo un sistema in cui dobbiamo finanziare, dovrebbero finanziare con 585 milioni l'intero sistema di borse di studio per dire a quelle persone che sono idonee, tutte, di meritare la borsa di studio, noi abbiamo deciso con un taglio che quei 585 milioni sono diventati 246 milioni, che diventeranno 101 milioni e che quindi lo Stato non sarà in grado di definire chi ha davvero merito e quindi di meritare la borsa di studio. E fa ricadere le responsabilità sugli enti periferici, cioè dice alle regioni, e siccome io non ce la faccio, ora vedetevela voi a trovare i soldi. Ed evidentemente la regione che cosa fa? Per trovare i soldi deve semplicemente fare una cosa, o riduce i servizi o aumenta le entrate attraverso le tasse. E vedete che come in questa maniera, io non so se tecnicamente un provvedimento può essere incostituzionale, so quando formalmente un provvedimento può essere incostituzionale, ma provvedimenti di questo genere smontano l'articolo 34 della Costituzione, lo smontano il diritto allo studio, perché noi abbiamo deciso, andando anche in contraddizione, dico, con i parametri che il Trattato di Lisbona e dell'Unione Europea ci impone, cioè impone a noi di investire risorse nella formazione, io ogni volta che leggo in commissione le approvazioni che riguardano il fatto che dobbiamo essere ai passi con l'Europa, ci dicono sempre dobbiamo essere ai passi con l'Europa, poi quando l'Europa ci dice ma voi rispetto al Trattato di Lisbona siete in grado di portare al 3% per esempio gli investimenti in cultura, siete in grado di portare al 3% gli investimenti in ricerca, siete in grado di portare al 10% gli investimenti di prodotto interno lordo in termini di percorsi formativi? No, e noi non siamo al passo con l'Europa. Allora io dico, qual è il ruolo che dobbiamo avere noi? Perché questa è la critica a quello che c'era. Questa è la critica anche a quello che c'è, perché anche questo governo dobbiamo capire voglio dire, dove vuole arrivare, perché nella manovra attuale non mi sembra che, tranne i soldi destinati all'Accademia dei Lincei, assolutamente ragguardevoli ed importanti perché dobbiamo conservare patrimoni come questi, io non vedo che risorse prese dove si possono andare a prendere, poi vengono destinate per scelte politiche nella direzione del mantenimento del sistema formativo. E quindi io mi chiedo che probabilmente noi abbiamo la possibilità di andare a trovare quelle risorse e di fare scelte diverse, che piuttosto che prendere i 6 miliardi dal sistema pensionistico, se ne potrebbero prendere altrettanti invece dal sistema dell'evasione fiscale, dal sistema degli armamenti, ne hanno detti alcuni, ma vi dico due dati che ha citato solo alcuni giorni fa Pietro Grasso, parlando di un sistema di corruzione tale che
ha un bilancio annuale di 60 miliardi di euro e un sistema di finanza della criminalità organizzata di altri 50 miliardi di euro. Sono soldi che perdiamo e che invece potrebbero servire a finanziare il sistema formativo. Che gli studi americani, uno studio di San Francisco ha detto il sistema formativo, comunque gli spazi culturali, gli spazi di formazione sono direttamente proporzionali al livello di legalità di un paese. Quindi meno formazione abbiamo e più forte il sistema di illegalità presente nel nostro paese. E l'altra questione, e chiudo, diciamo, noi come Italia dei Valori quindi dobbiamo lavorare per proporre un'idea di formazione che vada a rispettare, anzi io dico, ad applicare appieno l'articolo 34 della Costituzione. Diritto per tutti, merito non per tutti, ma per quelli che sono bravi. Quindi non è mica detto che lo Stato deve dare tutto a tutti, perché ci sono quelli che sono meritevoli, che però hanno i soldi e che forse la borsa di studio potrebbero anche non averla. Io credo che in questo senso un livello di distinzione e di non dire che siamo tutti uguali va fatto. In questo l'Italia dei Valori, secondo me, deve metterlo sul campo. Il merito va dato a chi non ha la forza di arrivarci e lo Stato ci deve dare è il senso della nostra Costituzione che ce lo dice, deve prenderci per mano per poter trarre le migliori energie, le migliori intelligenze dal nostro Paese. E poi secondo me è l'idea del conservare un sistema formativo pubblico che non significa un sistema formativo parassitario. Il sistema formativo pubblico significa anche intervenire non solo sul merito degli studenti, ma anche sui sistemi di valutazione dei docenti e degli insegnanti. E non è mica detto che tutti gli insegnanti sono bravi, e non è mica detto che tutti gli insegnanti sono meritevoli, e non è mica detto che tutti gli insegnanti debbano prendere ugualmente lo stesso stipendio perché fanno tutti la stessa cosa, ma magari qualcuno timbra e se ne va. Oppure magari non è mica detto che nell'università noi dobbiamo consentire ancora, e parlo perché io sono un pugliese, e parlo perché c'ho una delle università e una delle facoltà più nepotistiche d'Italia, perché dove economia e commercio, Massari rappresenta per 5 generazioni la sua famiglia all'interno delle... Io credo che noi, queste sono le battaglie, le proposte che noi dell'Italia dei Valori dobbiamo fare in termini di cambiamento dell'idea formativa del nostro Paese, che significa conservare il sistema pubblico, che significa conservare il merito, che significa garantire il diritto allo studio per tutti. Lo faremo attraverso le iniziative di interrogazione parlamentare, lo continueremo a fare, ne abbiamo fatte tantissime, in alcuni casi abbiamo anche ottenuto dei risultati. Dobbiamo fare un passo ulteriore, questo è l'esercizio di controllo. Poi dobbiamo passare all'esercizio di proposta e quindi magari con l'impegno vostro arrivare anche a fare insieme delle proposte legislative a riguardo. Io direi molto chiaro, c'è tanta carne al fuoco, allora io vorrei chiedere a Giulia Rodano, con la quale abbiamo in cantiere diverse riflessioni e diversi argomenti, vorrei chiedere esattamente quale situazione europea abbiamo, anche perché l'ha denunciata lo stesso Visco, il nostro rapporto della situazione che abbiamo rispetto all'Europa, di cui accennava anche Zazzera, e alcuni elementi sui quali stiamo riflettendo come effettivamente introdurre anche dei meccanismi di controllo sulle borse di studio, da un punto di vista, affinché effettivamente siano garantiti a chi ne ha realmente bisogno. Io procederei così, dopodiché Rudy Russo ci spiegherà il senso dell'appello, il senso che assume il nostro appello, e faremo quindi un cambio scenico, entreranno gli studenti, andranno via gli onorevoli dalla cattedra, come diceva Zazzera. Insomma, Giulia Rodano, e poi procediamo. Ma diciamo, moltissime cose sono state dette, quindi io devo dirne soltanto due o tre. La prima è questa: perché bisogna combattere perché tutti gli aventi diritto abbiano la borsa? Perché non solo perché è una questione di giustizia, come dire, persino ovvia, no? La Costituzione dice che i capaci meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a poter raggiungere i gradi più alti dell'istruzione, quindi
i capaci e meritevoli, in particolare privi di mezzi, devono essere messi in condizione di poter raggiungere i più alti gradi dell'istruzione. Punto. Qui c'è un elemento di diritto, quindi noi dobbiamo metterci nella condizione che nessun capace e meritevole, privo di mezzi, idoneo, quindi ad essere aiutato, non possa non esserlo. Quindi c'è una questione di, come dire, applicazione del dettato costituzionale, di legalità, ecco, userei questo termine, c'è una questione di legalità, prima questione. La seconda questione è che l'Italia, tradizionalmente, ma sempre di più negli ultimi anni, sta diventando sotto questo profilo un paese arretrato. Noi abbiamo meno laureati, i nostri laureati lavorano meno e vengono pagati di meno. Terzo, per la prima volta cominciamo ad avere meno immatricolazioni, cioè cominciamo ad avere meno ragazzi, ragazze, che decidono di iscriversi all'università. E abbiamo anche una crescita degli abbandoni, perché è evidente che se io al secondo anno, al terzo anno mi levano la borsa, io posso trovarmi in una condizione per cui alla fine rinuncio a completare l'università. E questo ci mette in una condizione di grave arretratezza, ed è una cosa che non è che diciamo noi, lo dice il governatore della Banca d'Italia, il quale ha fatto recentemente, mi pare a Messina o a Catania, una relazione in cui dice, fa un'affermazione che, dati i tempi, non è stata riportata, ma che una volta avrebbe fatto grande effetto, e cioè lui dice, l'Italia non deve investire quanto gli altri paesi europei, deve investire di più degli altri paesi europei in formazione e ricerca, perché noi abbiamo un gap negativo e quindi siamo un paese arretrato e quindi tendenzialmente un paese sempre meno competitivo. Allora, la scelta di aver presentato due emendamenti, uno sulla copertura delle borse di studio per il 2011 e per il 2012, alla manovra, e uno per riaprire, sbloccare l'università, perché ha ragione Zazzera, noi siamo in una situazione in cui siamo stati messi da Berlusconi e dalla Gelmini nella condizione di dover difendere una cosa che in fondo ci piace fino a un certo punto, no? Che l'università pubblica noi la difendiamo, però ne conosciamo tutti i problemi, no? Raccontava anche Zazzera. Quindi l'idea era rimettiamo in movimento l'università, e una delle possibilità era di aprire un piano straordinario per far entrare ricercatori nuovi, per far entrare quelli che hanno avuto borse di studio, assegni di ricerca e così via, per cominciare ad aprire, a riaprire un sistema che è bloccato e peraltro ridotto, diciamo sostanzialmente, per fare un'altra metafora che non è quella della rianimazione, che è ridotta alla morte per fame, nel senso che noi stiamo, diciamo, conducendo alla morte per inedia il sistema universitario e scolastico. E questo è il primo elemento. Quindi noi ne abbiamo bisogno, cioè il Paese, e per questo ne abbiamo presentato gli obiettivi, se deve fare rigore, equità e sviluppo, deve investire su cultura e formazione. Perché se no non fa né equità né sviluppo. E questo è il punto per cui noi abbiamo segnalato, sia pure in modo simbolico, diciamo così, nel senso che sono solo due cose delle tante che si potrebbero fare, questa questione dentro la manovra sul rigore, dentro la manovra che deve rimettere a posto i conti, dentro la manovra che risponde alle esigenze europee, perché se noi dobbiamo rispondere alle esigenze europee dovremmo arrivare al numero di laureati che hanno gli altri paesi europei. Come si dice, per il 2020, no? Nel 2020 noi dovremmo avere almeno a crescere il numero dei laureati, dovremmo riuscire, cosa che noi non riusciamo. Noi, altra cosa che tutti dicono, noi esportiamo laureati, come sapete i nostri laureati vanno a lavorare all'estero, non importiamo né laureati né ricercatori, nessuno viene d'altra parte, è ovvio che nessuno viene a studiare in Italia o a ricercare in Italia. Tuttavia noi avevamo una delle più grandi scuole di fisica, anche abbiamo facoltà di grandissimo valore,
di grandissima capacità, che tuttavia oggi sono appunto ridotte al blocco. E le borse di studio sono un modo per sbloccare questa cosa. Guardate, c'è anche un problema più di fondo, perché si tende, atteso la Gelmini, e su questo noi diciamo aspettiamo anche la discontinuità dal nuovo ministro, sostanzialmente affermare un'idea che è diciamo, resa simbolica dalla questione del prestito d'onore. Lo Stato non deve investire in istruzione, la gente l'istruzione se la deve pagare e poi semmai noi aiuteremo a restituire. Semmai, no, nel senso, tutti gli studi americani sul prestito d'onore, molti economisti americani sostengono che la prossima bolla che esploderà, finanziaria, sarà quella per la restituzione dei prestiti, diciamo per la formazione, perché è talmente in crescita, perché poi questi sono meccanismi che si autoalimentano, è talmente in crescita il costo ed è talmente difficile restituire perché c'è la recessione, la crisi, e quindi si rischia di avere una bolla come quella sui mutui delle case intorno ai prestiti, ai mutui diciamo accesi per studiare, per laurearsi. Quindi attenzione a non infilarci in situazioni diciamo peraltro, e quindi ne abbiamo bisogno. Tenete conto che questa vicenda delle borse di studio si accompagna alla questione delle tasse universitarie. Ora, non è vero che in Italia si pagano tasse universitarie basse, noi siamo il terzo paese in Europa per livello di tassazione universitaria, di tassazione. Poi ci sono differenze all'interno del paese, al sud, al nord, però diciamo grosso modo. Oggi noi abbiamo, come voi sapete, le tasse universitarie non devono superare il 20% del fondo ordinario di funzionamento dell'università. Oggi noi abbiamo numerosissime università che l'hanno sforato, quindi gli studenti pagano di più. Perché è chiaro, si taglia il fondo ordinario, i soldi da qualche parte si devono prendere, no? Per cui gli studenti finanziano l'università e finanziano i tagli del governo, cioè finanziano i tagli alla spesa pubblica, gli studenti universitari, non ricevendo la borsa e pagando più tasse. E ci sono 218 milioni di sforamento nelle tasse universitarie oltre il 20%. Quindi gli studenti italiani pagano sostanzialmente una tassa in più, altro che patrimoniale, una tassa in più per consentire a un'università ridotta ormai quasi alla fame di tirare avanti. Ora io credo che questo diciamo introduce un elemento malthusiano, come si dice, no? Di selezione naturale, naturalmente tutto meno che meritocratica, e che impedisce all'università di essere quello che deve essere, un ascensore sociale. Noi, se voi guardate tutte le ricerche su chi sono i figli, su chi sono i laureati e vedete di chi sono figli, vi rendete conto che quello che la scuola dovrebbe fare, cioè promuovere, non lo fa più, e non lo fa più l'università, e così via. Quindi noi su questo è un punto in una qualche misura di principio. E poi c'è un ulteriore elemento che va segnalato e che qui lo diceva molto chiaramente Di Stanislao. Perché noi poniamo il rapporto tra spese militari e borse di studio nel caso concreto? E perché noi diciamo che si può avere un altro modello di difesa e che l'Italia, se non ho capito male, sta perseguendo un modello di difesa vecchio, costoso, muscolare ed inutile? Perché noi siamo un paese in difficoltà, c'è la recessione, forse entreremo in recessione, comunque siamo in una situazione di stagnazione dello sviluppo da parecchi anni. La domanda è: un paese così che cosa si può e si deve permettere? Si può e si deve permettere quell'espansione delle spese militari o si può e si deve permettere l'investimento in formazione? Questa è la questione che noi dobbiamo... Cioè, alla fine, al di là di tutte le questioni, se le missioni all'estero, poi il problema è: può questo paese permettersi questa politica militare, delle spese militari, e contemporaneamente lasciar morire la propria università? Adesso, oggi è uscita una cosa, siccome con uno degli elementi di discontinuità è che il MIUR ha ricominciato a rimettere i dati sul sito dopo 3 anni di silenzio,
Ha ricominciato, diciamo, sono ricominciati evidentemente quelli che lo facevano non hanno più avuto la proibizione a metterli fuori. Stanno venendo fuori i dati sui disabili. Che cosa sta succedendo? Che voi vi ricordate le dichiarazioni della Gelmini dicendo stiamo aumentando? Il risultato è che l'aumento dei ragazzini dei ragazzi nella scuola per classe e l'aumento del numero dei disabili per classe di fatto sta negando un diritto. No? Tra l'altro uno di quei diritti, quello diciamo dell'integrazione dei disabili nella scuola, che è una dei fiori all'occhiello della scuola italiana, in particolare della scuola primaria, veramente un fiore all'occhiello, una cosa in cui diciamo noi siamo stati anche antesignani di una persino di correnti culturali e formative. Noi rischiamo di metterlo oggettivo, nessuno dice i disabili non devono essere più integrati, però diminuiscono gli assistenti, aumentano i ragazzini per classe, di fatto si introduce un elemento di discriminazione. Così noi stiamo facendo anche per gli studenti universitari. Nessuno dice che non devono avere il diritto alla borsa. Di fatto si fa. Allora noi che dobbiamo fare? Io credo che noi dobbiamo riaffermare il diritto, tutti devono, gli idonei devono avere la borsa. Dobbiamo riaffermare una politica nazionale delle tasse universitarie, perché l'accesso è nella borsa ma è anche nelle tasse che si pagano. Dobbiamo, secondo me, cancellare i prestiti d'onore e anche i 30 milioni che sono in bilancio per i prestiti d'onore che si possono immediatamente spostare da un'altra parte, visto che ancora non è partita. Dobbiamo perché già le famiglie si indebitano per mandare i figli all'università, quindi noi rischiamo, noi rischiamo di aggravare questa cosa. Terzo elemento, noi dobbiamo affermare un diritto nazionale, cioè un livello nazionale di garanzia per tutti gli studenti e un'azione delle regioni che è a supporto e a eventuale, diciamo, aggiunta ad un livello nazionale di tutela. Nel senso che il diritto non può esserci in Lombardia in modo diverso dalla Puglia, ci deve essere dappertutto. Dopodiché, se ci sono condizioni, perché ci sono, come voi sapete, condizioni diverse di reddito e di spesa da sopportare, che gli studenti universitari sopportano. Ovviamente poi si tratta di introdurre elementi di legalità, ma questi si possono introdurre, e si possono introdurre il fatto che, perché il rischio, come sempre, di queste cose è che siccome sono in base al reddito e l'Italia è il paese dell'evasione, si rischia, diciamo, di... E invece noi dovremmo rendere questo elemento uno delle tante cose che ci aiuta a fare la lotta all'evasione, perché potremmo incrociare, potrebbe essere uno degli elementi in cui si chiede di incrociare i dati e si chiede, già lo si fa, alcune università lo fanno, è una delle richieste degli studenti, potrebbe essere proprio uno strumento invece che ci aiuta a fare la battaglia contro l'evasione. Quindi noi crediamo che questa sia una battaglia per noi simbolica, per questo i giovani hanno lanciato una petizione e diciamo mettiamo in campo una delle cose, a ragione di Stanislao, di cui non parla nessuno, che sono le spese militari, di cui no, in genere sono è difficile, che si parla di tutto, si prendono i soldi dappertutto, persino dell'ICI alla Chiesa, ma le spese militari rimangono, no? Ecco, noi tendiamo a illuminare, diciamo. Sì, esatto, a illuminare questo punto, che come ci spiegava è molto peggio degli F-35, diciamo, perché gli F-35 sono solo anche lì il simbolo di una politica sbagliata. Quindi questo io credo che noi dobbiamo fare, e penso che attraverso l'azione parlamentare, ma anche attraverso l'azione nella società, nella rete. Io devo dire, da quando mi occupo di queste cose per l'Italia dei Valori, sono molto colpita dalla competenza dei movimenti, dalla serietà, competenza e, come dire, affidabilità delle associazioni e dei movimenti che si battono per la scuola e l'università. Quindi penso che possiamo, e che questa crescita, credo che sia una crescita civile particolarmente importante, e noi
speriamo, diciamo, di dare risposta e supporto nei limiti in cui potremo. Grazie. Io affido una conclusione parziale a Rudy Russo, che ci spiega esattamente il nostro appello in cosa consiste. Dopodiché, come dicevo prima, invertiamo la scena e sentiamo appunto i rappresentanti degli studenti con i quali abbiamo collaborato in questi mesi per realizzare l'interrogazione parlamentare, ma soprattutto anche questo appello, una collaborazione indispensabile. A te, Rudy. Grazie Rosario, ringrazio anche gli onorevoli d'Italia dei Valori che mi hanno preceduto, non fanno altro che dare ancora più forza a questo nostro appello, questa nostra campagna. Perché l'abbiamo voluta lanciare? Perché era ancora durante il governo Berlusconi l'abbiamo maturata, ci sembrava un'iniquità palese, ci sembrava una grave violazione della Costituzione, per questo abbiamo deciso di fare questa campagna a favore della copertura delle borse di studio. Una campagna di sensibilizzazione che riguarda ovviamente un principio fondamentale, quello di garantire pari opportunità a tutti i giovani, come è stato già accennato, un principio costituzionale fondamentale. E credo che non ci sia neanche bisogno di ricorrere a celebrare grandi liturgie intorno a questo tema e richiamare ad esempio i discorsi di Piero Calamandrei, che ci spiegava che l'università e la scuola più in generale è l'unico vero ascensore sociale che l'Italia possiede. Quindi rotto quello, rotto la mobilità sociale in Italia. È una provocazione la nostra, che dice che garantire il diritto allo studio non è solo una questione etica, rispetto formale del dettato costituzionale, ma è anche un buon suggerimento per la Presidenza del Consiglio oggi, che sembra che in questa manovra non trovi grandi spunti per lo sviluppo economico. Allora ve lo diamo noi uno: garantire il diritto allo studio, garantire la formazione di giovani italiani che possano arricchire la vita economica e sociale del nostro paese e permettergli di competere sui mercati internazionali. Mi sembra così elementare, ma tutto questo oggi è messo in discussione. E quando vediamo che lo Stato centrale si disimpegna su questo argomento e sposta sulle regioni la responsabilità di coprire i fondi, bene, questo credo che sia un federalismo, se così lo vogliamo chiamare, inaccettabile. Le regioni con le spalle più larghe, che hanno una vita economica più vivace, magari vivono anche di entrate proprie considerevoli, sapranno in qualche modo fare salti mortali e garantire le borse di studio attraverso l'azienda regionale per il diritto allo studio. Le regioni più martoriate, quelle più deboli economicamente, più fragili, non sapranno compensare le mancanze dei trasferimenti che arrivano dallo Stato centrale. E special modo, siamo tutti maggiorenni vaccinati, ce lo possiamo dire, il Sud, molte regioni del Sud probabilmente non potranno garantire tutti coloro che sono meritevoli, capaci ma privi di mezzi, con un fenomeno economico spaventoso, perché quei giovani che faranno domanda e sapranno e non se la vedranno accettata avranno due scelte davanti a loro: o andare nelle regioni che gli garantiscono un aiuto economico, oppure non cogliere l'opportunità di frequentare l'università. In entrambi i casi, per quelle regioni proprio più martoriate, registreremo ancora una fuga dei cervelli, quindi un fenomeno economico e sociale che si avvita su se stesso in modo spaventoso. E io voglio sottolineare che ci sono settori della vita pubblica nelle quali lo Stato non si può permettere di non essere pienamente presente, o presente a metà, lo Stato centrale parlo, e secondo me sono i settori della sanità, della previdenza sociale, della sicurezza e dell'istruzione. Uno Stato che non è presente o che è debole in questi settori mette a serio rischio la coesione sociale di un intero Paese, e noi è questo oggi quello che stiamo denunciando. Lo denunciamo a gran voce, vogliamo la copertura di queste borse di studio, ma è un pretesto per richiamare anche tutti quei servizi che ruotano attorno alla tutela del diritto allo studio, che sono ovviamente anche le case per gli studenti, l'accesso alla mensa e così via. E denunciamo questo assenteismo dello Stato centrale con una provocazione, accostando
questa assenza di risorse con l'ingente spesa che vengono fatte per le spese militari. L'onorevole Di Stanislao ci ha dato un ottimo panoramica sulla situazione e a noi sembra indecente, prima di tutto perché il diritto allo studio ha un profilo costituzionale molto più forte rispetto alle missioni di pace, se così le vogliamo chiamare, che ci hanno visto impegnate a giro per il mondo. Questo è indubbio. E poi perché se ancora crediamo, viviamo nel mito di poter essere una potenza militare che si impone nel mondo e esporta giustizia, lo voglio dire con una certa, con un certo sarcasmo, bene, ci illudiamo. Io spero che il mito dell'esercito italiano e dell'impero italiano sia tramontato con Mussolini e le campagne di Libia. Però pare ancora, guardando la Russa, l'ultimo ministro che abbiamo avuto della difesa, non ero così convinto che questo messaggio fosse passato. Ora speriamo che passi veramente. Perché è altresì ridicolo pensare di poter essere una potenza militare o uno soggetto militare importante nello scenario internazionale. Questa è veramente una pagliacciata, a mio avviso, e da federalista europeo convinto dico che se si vuole davvero incidere nei processi mondiali di democratizzazione e quindi purtroppo bisogna essere preparati anche militarmente, c'è solo una via, è quello dell'esercito europeo. Un esercito europeo che però deve essere sostenuto da una politica estera europea. I politici che abbiamo avuto fino ad oggi, che ci hanno governato, 17 anni di berlusconismo e di Lega Nord, che si guardavano le scarpe, non sapevano guardare all'Europa, ci hanno fatto trovare impreparati in questo processo di unificazione dell'Unione politica europea. E purtroppo oggi ci troviamo a correre con grande fretta ai ripari per la loro miopia, per la miopia di tutte le destre che hanno rallentato il processo di integrazione europeo in Europa. E ricorderete questa estate quanto è stata melodrammatica, tragicomica quasi, gli interventi militari in Libia. Ricorderete che la stampa chiedeva alla Russia se fossimo intervenuti o meno anche noi in Libia. No, non siamo intervenuti. Sì, no, abbiamo prestato solo le basi. Avete sparato o non avete sparato, questo dimostra che siamo al traino di qualcun altro. Purtroppo saremo sempre al traino di qualcun altro militarmente se non ci mettiamo in testa che la dimensione ottimale per contare qualcosa è quella europea. E quindi concludo ringraziando i relatori che mi hanno anticipato, che con le loro istanze hanno rafforzato questa nostra campagna di sensibilizzazione. Noi in questi giorni abbiamo già cominciato a raccogliere le firme per le piazze con lo slogan no alle bombe sul diritto allo studio, sono già molte migliaia le firme che stiamo raccogliendo, contiamo di portarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché noi speriamo vivamente in una discontinuità dal governo Berlusconi. Purtroppo i segnali che arrivano fino ad oggi non sono rassicuranti, ma noi, sarà che siamo giovani, abbiamo dalla parte nostra anche un po' di audacia mista di ingenuità e quindi andiamo avanti e raccoglieremo queste firme e ci faremo sentire sempre di più. Grazie a tutti. Io procederei al cambio di scena, perciò chiamiamo... Sì, ti rimani, dai, ancora sei giovane, puoi rimanere. Lanciamo una pausa? 5 minuti addirittura, ma anche 2. No, non c'era... Alessandro? Abbiamo fatto
Non è finita. Aspettate, ma ci siamo? Siamo online? Ah, perfetto. Dicevo, sono riuscito a sistemare il profilo del telefono, come mi suggerivano, comunque. Allora, siamo qua, quindi riprendiamo subito. Come si diceva prima, abbiamo lavorato per diversi mesi con le associazioni studentesche, i sindacati degli studenti. Abbiamo qui Leonardo Esposito alla mia destra, Leonardo Esposito di UDU, Luca Spadon di LINC, e Rocco Di Filippo, che sostituisce Rosario Pinto, di Union. Ora, io volevo chiedere, volevo entrare nel merito, perché alla fine quelli che poi vivono l'università siamo in parte io che ne sto quasi per uscire, e soprattutto voi. Volevo chiedervi cosa succede nei territori attualmente, e effettivamente qual è la situazione reale, come da regione a regione. Abbiamo il Molise che sappiamo è in una situazione drammatica, sappiamo di un 41% di non beneficiari. Abbiamo altre regioni in cui, per esempio, la Toscana da diversi anni non si verificava la situazione dei donne non beneficiari, adesso è una figura che sta ricomparendo pure lì. Quindi questa è la domanda che pongo a tutti, e senza indugiare ancora vi passo subito la parola. Sì, innanzitutto anch'io colgo l'occasione per ringraziarvi di questa iniziativa e dell'impegno dimostrato su questo tema. Passando subito alla situazione, diciamo, che si vive oggi in Italia, dati parziali dimostrano che 5 regioni soltanto hanno garantito la copertura del 100% delle borse per l'anno accademico scorso. Delle altre abbiamo percentuali di donne non beneficiari che appunto passano da un 2-3% fino a più del 50%, cioè abbiamo regioni in cui più di uno studente su due di quelli aventi diritto, sempre quindi idonei, non sono stati beneficiari, non hanno ricevuto la borsa, e tutto questo unicamente per mancanza di fondi. E qui va appunto fatta una domanda un pochino più complessa su cosa è oggi il diritto allo studio in Italia e quale deve essere effettivamente la sua funzione. Molto è stato detto. Lo studente meritevole bisognerebbe capire un attimo perché è meritevole se vive per esempio in Piemonte o se vive in Veneto, però diventa magicamente, con lo stesso curriculum universitario, con gli stessi esami fatti, non è più meritevole se invece ha la sfortuna di essere nato e essere vissuto e essere iscritto in un'altra università, in Campania, in Calabria per esempio. Abbiamo una situazione, tra l'altro va detto anche qui, sfatiamo un mito, è stato parlato per molto tempo degli studenti borsisti come se fossero borsisti senza alcun requisito di merito, su questo sono stati anche attaccati molto in modo demagogico. Beh, io vorrei soltanto citare un dato, guardiamo la durata media, diciamo, del percorso formativo di uno studente.
dati al Malaura dicono che una laurea triennale dura circa 7 anni, laurea magistrale circa 3 anni, laurea magistrale ciclo unico 7 anni e mezzo. Benissimo, questa è la media degli studenti universitari oggi in Italia. Gli studenti borsisti si devono laureare entro i tempi, cioè uno studente che percepisce la borsa di studio non può in alcun caso andare oltre il primo semestre fuori corso. Allora anche qui andrebbe fatta un'operazione, diciamo, di onestà intellettuale, incominciando a dire che tutto quanto il mito anche del merito che è stato cercato di inculcare in questi anni dalla Gelmini andrebbe un po' rivisto, perché attualmente l'operazione di merito sarebbe investire sulle borse di studio, dato che gli studenti idonei sono la parte più meritevole dell'università. Oltre a questo bisognerebbe capire anche il discorso del merito, come va declinato, perché uno studente meritevole secondo me ha difficoltà a dimostrare le sue capacità se è costretto, come facevi tu anche tu prima riferimento, il caso degli studenti lavoratori. Il studente lavoratore spesso non è uno studente che fa un percorso lavorativo perché ha un progetto formativo e usa quel lavoro per incominciare a prendere contatti con il mondo lavorativo, perché ha bisogno. E in questo senso stiamo parlando però di studenti che fanno un lavoro che ruba del tempo alla loro possibilità di studiare. Come può uno studente che è costretto a lavorare essere valutato sullo stesso piano di uno studente che ha tutta quanta la giornata, magari anche la serata o la nottata spesso, a disposizione per studiare? Sulla disuniformità molto è stato detto, ma il senso anche del diritto allo studio deve essere proprio quello di dare la possibilità a tutti quanti gli studenti di far valere il proprio merito, di garantire l'accesso. Su questo molto andrebbe fatto anche sul discorso del numero chiuso, molto stiamo facendo anche come Unione degli Universitari sul tema delle tasse, veniva ricordato anche prima da Giulia Rodano, oggi 33 Atenei hanno sforato il tetto del 20% che è il limite tra il gettito della tassa e il finanziamento, il fondo di finanziamento ordinario che dà lo Stato. Cioè 33 Atenei in Italia sono in una situazione prima di tutto illegale, e questo è quello che si diceva anche prima rispetto agli idonei non beneficiari. Riportare la legalità significa anche fare una battaglia su questo, significa anche fare una battaglia sul ruolo che deve avere lo studente all'interno dell'università e su come l'università si approccia allo studente. La tassazione oggi è uno strumento di truffa nei confronti degli studenti, perché gli studenti sono chiamati a dare contributi che invece non dovrebbero essere chiamati a dare per garantire i normali servizi che devono essere fatti nelle università, quindi di fatto per coprire i tagli. Inoltre c'è una disparità anche qui di tasse enorme tra nord e sud, e anche qui io vorrei capire perché, al di là del costo, diciamo, della vita che veniva richiamato anche prima, che può essere una variabile, ma perché la media delle tasse al nord sfora di molto anche i 1000 euro e al sud abbiamo una media delle tasse che ogni tanto si aggira attorno a 500-600 euro in alcuni atenei. Stiamo parlando di molti atenei, di molti diritti allo studio, di molti sistemi di tassazione, quindi anche di molti meriti diversi, se vogliamo. Su questo bisognerebbe invece riportare la situazione anche a livello nazionale, dicendo che uno studente deve avere diritto ad accedere all'università. Perché? Perché prima di tutto è un diritto dimostrare le proprie capacità, il proprio merito, a prescindere dalle proprie condizioni economiche e sociali, come dice la Costituzione. Ma anche perché uno studente che si laurea oggi è un patrimonio, una ricchezza per tutta quanta la collettività, e non stiamo parlando soltanto, come giustamente è stato ricordato, dello studente che per esempio può fare il corso di biologia, il corso magari di medicina e va a fare degli studi avanzati sulle cellule staminali. Tutti quanti gli studenti laureati garantiscono un introito per la società, un introito che può essere figurativo, che può essere immaginario, ma accrescono il grado di cultura e di società della cultura che dovremmo andare a creare. Ecco, quindi anche in questo senso bisognerebbe capire perché la logica della Gelmini voleva introdurre il prestito d'onore. Prestito d'onore che significa? Lo studente si deve indebitare perché ha un ricavo proprio? No, lo studente non ha un ricavo proprio, fa un percorso che alla fine porterà un vantaggio all'intera collettività, e anzi in questo la collettività non solo non deve chiedergli un indebitamento, ma deve favorire il suo ingresso nel mondo anche dell'università e la sua riuscita agli studi. Sul prestito d'onore poi ci sarebbe anche da dire che in realtà è uno strumento che già esiste dagli anni 90, non è mai stato, anche quando le regioni ci hanno investito dei soldi, non è mai stato realmente applicato, forse perché la società italiana non è paragonabile a tutte quante le altre società europee. E anche su questo vorrei ricordare, e chiudo perché poi non voglio rubare molto tempo, ma vorrei ricordare che se vogliamo fare dei paragoni con i sistemi europei, innanzitutto c'è da dire che negli stati in cui sono state fatte le famose borse per il merito, il diritto allo studio è pienamente garantito, cioè
viene veramente data la possibilità a tutti quanti gli studenti di dimostrare il proprio merito, se vogliamo, durante il percorso formativo, e poi eventualmente si premia, non si confondono i due piani. Ma stiamo parlando anche di paesi come Francia e Germania, che investono più di 2 miliardi sul diritto allo studio, la Spagna anche, che viene considerato uno dei paesi più malmessi in Europa, che è quasi un fanalino di coda, bene, investe tra gli 800 e i 900 milioni di euro ogni anno sul diritto allo studio. E tanto per dare un altro paragone, l'Italia oggi investe 100 milioni, cioè investe meno di quanto USA per comprare un singolo caccia militare. Ecco, nel momento in cui noi stiamo comprando più di 100 caccia militari, si parla di priorità politiche, non si parla di rischio default e impossibilità di spesa. Se un singolo caccia equivale a più di tutto quanto l'investimento dell'Italia come Stato nel diritto allo studio, forse c'è un problema, ma questo andrebbe detto anche rispetto al 2013, che per esempio è l'anno un po' da bollino nero, in cui arriveremo ad avere 13 milioni a livello nazionale, attualmente sono presi 13 milioni di euro che non bastano nemmeno per garantire il diritto allo studio in una piccola regione, e che è un taglio del 95% rispetto ai fondi stanziati nel 2009. Ecco, parlando di priorità, dobbiamo capire se equità deve essere, equità sia, ma equità vuol dire anche che, per esempio, se tramite alcune stime sulle patrimoniali, applicando per esempio una patrimoniale con una aliquota dello 0,5%, ci sono dei studi sull'1% di famiglie più ricche italiane, si potrebbero avere 5 miliardi l'anno. Ecco, stiamo parlando di 5 miliardi di euro e 13 milioni di euro nel 2013. Su cosa vogliamo investire come paese? Se vogliamo investire sul merito, sul futuro e sui giovani, forse andrebbe un po' rivista anche queste priorità politiche. Sì, e quello, ora, c'è una questione che vorrei porre anche in particolare. Si parla molto di merito, e se ne è parlato impossessandosi della parola nelle maniere più insulse. Quello che dico io, hai sollevato un punto importante. Mediamente ci si laurea sforando ampiamente i tempi previsti. Ora, qualcuno sta proponendo, è allo studio attualmente, una proposta per rivedere i parametri di merito delle borse di studio. Allora, noi in maniera alternativa cosa possiamo dire su questo? Questa è una domanda che ora giro a Luca e Rocco, e poi eventualmente intervieni anche te. Cosa possiamo dire su un piano alternativo? Cioè, siamo d'accordo con le pari opportunità, con i box di partenza, su questo siamo perfettamente d'accordo, però sul merito si tratta di rivedere nel complesso i dati generali, si tratta di rivedere nel complesso i dati generali, la media, diciamo, di laurea, e quindi riconsiderare il merito in funzione di questi parametri? Come possiamo fare? Perché l'obiettivo deve essere anche capire come effettivamente garantire i meritevoli, usando la parola in un senso completamente differente, questo è chiaro. Facciamo un giro, Rocco. Ringrazio Rosario per l'invito e insomma per l'iniziativa organizzata da Italia dei Valori, e anche per la raccolta firme per la diversa destinazione di fondi, quindi dagli armamenti al diritto allo studio, che è sempre una buona cosa e se ne dovrebbe parlare sempre di più. Allora, io rispondo brevemente alle tue due domande. La prima, quella riguardo ai territori, cioè come questo calo di fondi devoluti al diritto allo studio si sta declinando sui diversi territori. Ecco, la mia risposta è, non voglio fare qui l'elenco di come sia in Campania, nel Lazio, in Toscana, in Emilia-Romagna. Diciamo che una cosa estremamente negativa è già il fatto che ci sia una differenza fra regione e regione, è già il fatto che ci siano dati così disomogenei. Allora, il diritto allo studio vale su base geografica? Perché se è così, possiamo cambiare l'articolo della Costituzione e metterci i meritevoli devono poter proseguire lo studio a seconda della zona in cui studiano. Poi invece la seconda domanda, quella sui parametri di merito, tu hai parlato nello specifico della durata del corso di studi. Quello che posso dire io è che il problema non è tanto il parametro calibrato sulla durata del percorso di studi, ma la durata del percorso di studi, perché ricordiamolo che il problema del numero esorbitante di fuori corso in Italia, ce lo abbiamo solo in Italia,
è un problema solo italiano. Quindi quando si dice cos'è il diritto allo studio? Il diritto allo studio non è banalmente, che poi non è banale in paesi più evoluti, banalmente la copertura finanziaria delle tasse universitarie, diciamo, dell'alloggio presso l'università e tutto il resto, quindi diciamo i soldi da investire nel diritto allo studio. Il diritto allo studio in realtà è anche poter garantire una struttura efficiente delle università, la produttività dei corsi di studio, la qualità della didattica. Diciamo, queste sono le cose che influenzano molto il reale diritto allo studio, quello che pari al fattore borsa di studio, pari al fattore aumento tasse universitarie, colpisce lo studente, perché come si diceva prima, alla fine vediamo che la maggioranza degli studenti così casualmente va fuori corso, va fuori corso, e non perché siano più stupidi dei colleghi europei, ma perché il 3 più 2 quando è stato introdotto ha fatto sì che i primi ordinamenti delle triennali e delle magistrali che uscissero fossero semplicemente una somma di corsi, un corso più un corso più un corso più un corso, creando delle strutture che non avevano una, come dire, un percorso logico, un'idea portante, creando degli ordinamenti che purtroppo all'inizio dicevano questo 3 più 2 ha portato a zero e fuori corso. L'hanno detto per i primi 3 anni, cioè finché non sono davvero usciti fuori corso, nel senso fino alla fine dei primi corsi triennali. Dopo quello è cambiato, ma come, funzionava così bene? Dopo 3 anni, oh, ma i fuori corso ci sono. E sono rimasti più o meno gli stessi. Quindi, diciamo, questo era per rispondere un po' alle tue domande. Quindi, chiaramente, i parametri del merito vanno rivisti, ma va rivista un po' la struttura generale che genera questi malus incredibili. Poi però io volevo portare qui l'esempio di uno Stato europeo che ci assomiglia e non ci assomiglia molto, cioè la Svezia. Perché ci assomiglia molto? Ci assomiglia molto perché in Europa è probabilmente il paese che è più vicino a noi per quel che riguarda la pressione fiscale media, cioè circa il 46,5%, quando pochi giorni fa la Corte dei Conti ha detto che la nostra pressione fiscale arriverà al 45,5%. Come noi, la Svezia garantisce l'accesso al sistema sanitario, l'accesso a un certo tipo di previdenza e l'accesso all'istruzione. Un certo numero di anni di scuola dell'obbligo. E poi l'istruzione gratuita, perché lì si parla di istruzione gratuita, per quel che riguarda il terzo livello dell'istruzione, cioè l'istruzione universitaria. Quindi in questo siamo molto simili, cioè in quanto i cittadini in Svezia e qui in Italia contribuiscono alle risorse dello Stato. Poi però se esaminiamo i dati della spesa per quel che riguarda l'istruzione, soprattutto terziaria, quindi l'università, dove noi siamo, diciamo, sull'istruzione primaria e secondaria ci manteniamo sulla media dell'Unione Europea per investimenti, efficienza del sistema e quindi una serie di parametri, su quella terziaria il gap diventa enorme. Allora in Svezia, ad esempio, si spende esattamente il doppio, lo Stato spende esattamente il doppio per ogni singolo studente che fa l'università. Quindi uno studente in Svezia per lo Stato svedese vale il doppio che uno studente italiano per lo Stato italiano. L'investimento sul PIL che la Svezia fa è più del doppio di quello che fa lo Stato italiano per quel che riguarda l'istruzione terziaria. E ora arriviamo a un altro dato, visto che siamo nella serata di sfatare i miti, un altro dei miti che ci portano sempre avanti è che in Italia ci sono troppi laureati, no? Tutti vogliono fare l'università, nessuno vuol fare più i lavori manuali, troppi laureati. Allora, in Svezia il 40% dei ragazzi fra i 25 e i 34 anni ha una laurea. In Italia siamo al 19%, quindi meno della metà. Siamo al di sotto
della media europea. Poi c'è un dato a cui faceva riferimento la consigliera Rodano prima, quello lì di quali studenti poi ottengono una laurea in base alle famiglie di provenienza. Ebbene, c'è una ricerca di un istituto, dell'Istituto di Statistica Europeo che si occupa di questo settore, che dice che praticamente solo il 9% dei ragazzi provenienti da famiglie dove non ci sono laureati arriva alla laurea. Mentre per Francia e Spagna siamo al 30%. Quindi non è che il nostro ascensore sociale funziona male. Noi non abbiamo un ascensore sociale. La nostra è una società bloccata. E ora per concludere, qual è il risultato finale di questa differenza? Che la Svezia quest'anno avrà il PIL in crescita al 6,5%. Noi l'anno prossimo siamo in recessione. Quindi non è tanto un problema di costi del sistema universitario, perché c'è una frase che io ripeto spesso, che è quella di Derek Bok, che è stato rettore di Harvard per molti anni, che dice: se pensate che l'istruzione costi troppo, provate con l'ignoranza. A noi l'ignoranza costa la recessione. In Svezia l'istruzione non costa niente perché se la pagano semplicemente con la crescita sul PIL, che hanno in periodi di crisi. Quindi è proprio in questi periodi, siamo proprio noi quelli che devono investire maggiormente in questo settore. Al di là di poi da dove si prendano questi soldi, e certo le spese militari non sono in cima alla lista di priorità, quindi lì possiamo tagliare bene, ma comunque è l'intero sistema che va rivisto e rivisitato, perché a noi basta investire in istruzione e avremo un ritorno che ripagherà di tutte le spese. Non lo sto dicendo perché io ipotizzo questo sistema, mi sono convinto, ma perché è così, perché abbiamo dei modelli come quello svedese che funziona in questa maniera. E vabbè, concludo. Vediamo in tutto questo il ragionamento, che secondo me è esatto. Allora ribadisco la domanda di prima, vediamo cosa dice anche Luca Spadon su questo, e anche una considerazione sulla questione del modello svedese. Vediamo, perché magari il modello svedese forse ha qualche particolarità, ha qualche differenza nello specifico. Vediamo cosa ne pensa Luca Spadon su questo. Si sommano le domande proprio. Vabbè, visto che siamo anche oltre un certo orario, un sacco di cose sono state dette, cioè provando a stare anche su le domande che vengono fatte sul concreto. Ci sono alcuni elementi. Io credo che l'elemento principale, tolti i dati snocciolati, sia il modello di università all'interno di un modello di società che un paese si dà. Cioè, o noi pensiamo che l'università sia un costo, e la formazione sia un costo, come pensa il governo precedente, e ho paura anche questo, ho paura anche questo, oppure pensiamo che non sia così. Su questo però, veramente vive tutto ciò che è stato detto prima, qualsiasi ragionamento che è stato fatto prima, perché o noi riteniamo che tu da un giorno all'altro possa tagliare i fondi all'università, o riteniamo che investire lì dentro serva veramente allo sviluppo del paese. Uno. Lo stesso sul diritto allo studio. Ah sì, modifichiamo i criteri, cambiamo tutto, va benissimo. Però il problema è sempre uno. O si ritiene che i diritti vadano rispettati, oppure si pensa, no? Perché non è un anno, perché io capirei se è un anno, no? Per sbaglio, mancano delle risorse, no? Non riusciamo a garantire tutte le borse, è una cosa. Ma visto che questo è un processo per cui negli ultimi anni non si è fatto altro che tagliare sul diritto allo studio, abbiamo avuto una costante diminuzione del numero di borsisti, e negli ultimi anni non si è fatto altro che aumentare le tasse universitarie, indipendentemente dai tagli del governo e anche per coprire i tagli del governo precedente sulla formazione, allora lì sta realmente, come dire, la differenza sull'impostazione che uno ha e a cui uno guarda rispetto all'università. Così facciamo anche, come dire, degli esempi pratici, andiamo anche alle risposte. No, ma nel 2007,
parte, la contribuzione studentesca in questo paese, solo per i corsi laurea triennale, specialistica e magistrale, valeva 1 miliardo e 180 milioni. Nel 2010 vale oltre 1 miliardo e 500, il che vuol dire che tu hai aumentato di 350 milioni gli introiti della contribuzione studentesca. Uno. Questo perché? Da un lato perché si riteneva si potesse aumentare comunque, dall'altro perché un giorno Tremonti si sveglia e decide che si iscrive 1,5 miliardi in meno all'università in 5 anni. Non c'è un ragionamento sullo sviluppo del paese. Non c'è andiamo a investire meno da qualche parte o a... Semplicemente ci si sveglia e si fa questo. Ora noi possiamo anche ripensare come giusto i criteri sul diritto allo studio. Guardate, possiamo anche parlare di merito. Il problema è questo. Il problema è se il merito è viene considerato, come dire, no, uno strumento, uno, che non tiene conto della partenza, cioè di qual è il livello di partenza degli studenti. Questo è stato detto rispetto al numero di laureati, cioè da dove arrivano i laureati oggi in termini familiari, ma anche gli abbandoni al primo anno. Guarda, gli abbandoni al primo anno continuano a essere al 10% per uno studente che arriva dal liceo classico. Poi evito ancora di parlarvi la famiglia da cui arriva lo studente che arriva dal liceo classico, che generalmente è una famiglia, come dire, di laureati. Sono al 46%, questo è a 2 anni fa ancora, per uno studente che arriva da un istituto professionale. Il che vuol dire che uno studente su due che arriva da un istituto professionale, dopo il primo anno lascia gli studi. Allora noi possiamo parlare di tutto il merito e la riorganizzazione dei criteri finché vogliamo, però ci dobbiamo anche rendere conto appunto di quali sono i punti di partenza. Allo stesso modo parliamo di merito, e va benissimo, discutiamo anche però non solo sempre all'inizio, no? Qual è il punto di partenza, iniziamo a discutere della fine, cioè iniziamo a vedere quanta gente, quanti sono i dottorandi nel nostro paese che se ne devono andare perché noi abbiamo lì sì un sistema di cooptazione che non funziona all'interno dell'università. Iniziamo a vedere, come dire, qual è un sistema di baronato esistente oggi che non si va a intaccare, che anzi, con la riforma Gelmini si vanno a aumentare i poteri nei consigli di amministrazione, nei senati, di una parte, perché così, assolutamente, ma sono assolutamente convinto di questo, così capiamo anche dov'è realmente anche una parte di merito, perché... Come dire, se io guardo al merito ad oggi, guardo anche però, come dire, a tutte quelle persone, a quei dottorandi che sono sbattuti fuori, a tutti quei precari che ad oggi, parliamo di 50.000 precari nell'università, che non si saprà che fine faranno. Ora, questo è, come dire, anche in termini proprio banali, non solo delle persone che pensano, ma delle persone che riescono, come dire, anche a costruire innovazione per il paese. E noi, da un giorno all'altro, tra riforma Gelmini e i tagli da 1,5 miliardi, il precedente governo pensa di poter eliminare queste persone dalla faccia dell'università. Allora, quando parliamo di merito dobbiamo parlare, secondo me, anche di questo. E poi c'è il confronto con i paesi europei. Il confronto con i paesi europei è imbarazzante. Cioè, perché se no discutiamo proprio di aria fritta. Cioè la Svezia è, come dire, anche la patria di un certo tipo di welfare, di sistema di welfare, è un paese, come dire, anche di un certo livello, anche da un punto di vista, come dire, veramente negli anni di... welfare pensato, noi facciamo, e anche con una popolazione oltretutto inferiore, allora noi facciamo i paesi con cui ci confrontiamo a livello, come dire, politico, sociale, produttivo. Facciamo l'esempio della Francia, facciamo l'esempio della Germania, su quello la Francia, come veniva detto, investe circa, solo di finanziamento statale, eliminiamo tutto il resto, 1,4 miliardi sul diritto allo studio, sì, esatto, 1 miliardo e 400 milioni, Sì, assolutamente. E comunque, sì, solo dallo Stato, solo dallo Stato, senza considerare che c'è, come dire, tutto il resto. Ma facciamo un altro esempio, così parliamo anche di strutture, perché sennò sembra che semplicemente l'elemento sia la borsa. Noi abbiamo, ok, 40.000 posti alloggio. Cioè, giustamente c'è uno studente, no, che a un certo punto se ne va dalla sua città, non perché, prima di tutto la maggior parte delle volte perché è costretto, ma magari appunto se ne va, deve studiare, va in un'altra città. Se appunto ha diritto, no? Dovrebbe anche avere diritto, perché questi sono i criteri, a un posto letto, cioè un posto in una residenza universitaria, cioè una struttura costruita apposta, no? Per dormire, cioè un posto dove vivere per poter studiare. Noi abbiamo 40.000 posti alloggio, la Francia ne ha 160.000. Lì è la differenza con gli altri paesi. Questo è veramente, quando uno fa un confronto, la differenza anche sostanziale sui servizi.
perché poi sui costi di uno studente incide ovviamente la borsa se la riceve o no, perché è chiaro che è profondamente differenti i dati tra nord e sud, ed è imbarazzante perché al nord c'è una copertura, almeno ultimamente, in particolare nell'ultimo anno, con difficoltà, però prima c'era una copertura del 100%, mentre al sud c'erano, come dire, dati che erano il 30% in meno, il 40% in meno, anche il 50% in meno, e dipende dalle regioni, ma è anche sulla qualità dei servizi che ti vengono offerti. Cioè noi pensiamo ad esempio che in Toscana nella maggior parte un pasto mensa ti va a costare ad esempio 3 euro se sei in ultima fascia, 3 euro. 2 euro, sì, perché c'è stato l'aumento, perché c'è stato l'aumento di 50 centesimi, esatto, uno paga 3 euro. A Bari, come a Torino, lo pagava Rosario, giustamente ci dice che lui lo pagava 2,50 euro, perché c'è stato l'aumento? C'è stato l'aumento di 50 centesimi, questo, no? 2,50 euro. A Bari, no? A Roma sta comunque a una cifra superiore. A Roma sta a 6,20, quant'è? Io studio a Torino. A Torino sta a 6,50. Questo è anche una differenza sull'accessibilità rispetto agli studenti. Allora, o noi ci rendiamo conto che ci sono dei diritti e che vanno rispettati, uno. Due, che non è solamente un elemento su quanto gli studenti si lamentano perché vogliono qualcosa, ma quanto, come dire, c'è un sistema che deve essere uguale dal nord al sud, e lo stesso deve valere sulle tasse universitarie, veramente per permettere agli studenti di accedere agli studi, e poi di quanto la formazione ad oggi, no, sia un elemento su cui investire, non perché ci fa piacere, non perché, ma perché e neanche in termini paternalistici, per cui sono i nostri figli, no, bisogna dargli una mano, ma perché o capiamo che quello è un elemento, è un motore, come dire, no, di miglioramento sociale, è un motore per cui veramente il paese, come dire, ha una crescita che non è una crescita data solamente dal valore percentuale del PIL, ma anche, come dire, in termini di formazione. Oppure stiamo realmente lì, sì, sbagliando i conti. Dove si prendono le risorse? Perché poi appunto questo è il tema, e concludo, che sembra sicuramente, come veniva detto, dal taglio alle spese militari, e credo che sia un'ottima iniziativa il fatto, come dire, di dire ad esempio non compriamo i 100 e passa caccia, perché credo che sia veramente un'ottima iniziativa. Credo che ad esempio, ma l'elenco delle spese su cui lavorare sarebbe tantissimo, perché guardate, ci sono 30 milioni veramente sul famoso fondo per il merito, no? Ora, quei 30 milioni, come veniva detto prima la consigliera Odano, quei 30 milioni da oggi si possono prendere e mettere in un'altra parte. Non è una scelta politica. Cioè, tra un modello di diritto allo studio, che è quello francese, per esempio, in cui si dice che lo Stato dà delle garanzie che si dà a tutti, oppure un modello che è quello, come dire, americano-anglosassone, che oggi sta fallendo, e in cui non solo c'è la bolla dei prestiti, ma c'è il... Siamo costretti a vedere Obama che da un lato dice cerco di dare delle garanzie sanitarie a tutti, oppure copro i debiti studenteschi, perché quegli studenti negli Stati Uniti non ce la faranno più, o uno o l'altro. Personalmente noi preferiamo, come dire, un altro tipo di modello, e crediamo che le risorse per questo ci siano e si possono trovare, ad esempio, se caccia bombardiere. Per me i criteri di merito al momento non si toccano. Come ho detto prima, i borsisti ora sono la parte più meritevole dell'università. Scaricare le inefficienze, tutto quanto, la lungaggine, l'assenza di tutorato, l'assenza di orientamento sugli studenti significa ancora una volta trattare in modo uguale chi è disuguale, quindi non se ne parla. Possiamo dire che sono operazioni del breve e del lunghissimo periodo, possiamo dire in questi termini, possiamo riparlarne in questi termini. Possiamo dire che prima va costruita una certa università e non va fatta una riforma che cerchi semplicemente di adeguare il numero di idonei alle risorse disponibili, perché è questo il punto. Andrebbe anche costruito un altro sistema di welfare che non sia soltanto la borsa di studio, perché non è che chi adesso ha 21.000 di ISE fa l'università senza nessun problema, i problemi sono tanti. Prima di parlare di quello costruiamo un sistema che sia veramente, come è stato detto, europeo su servizi, mense, ristorazione, trasporti, alloggi, e poi ne riparliamo. E allora io ringrazierei tutti voi e ricordo che l'appello sarà possibile firmarlo in diverse piazze. Su giovanidivalore.it troverete l'elenco dei punti raccolta firme, sarà disponibile, è già disponibile online al menu materiali del nostro sito, e sarà possibile anche firmarlo online. Quindi ci rivedremo prossimamente in rete, ovunque. Ringraziamo i rappresentanti degli studenti che fanno
che combattono tutti i giorni, e noi siamo sicuramente con loro per un'università diversa, e ci rivedremo presto. Grazie.